Siamo qui con Alessandro Foti, amministratore delegato di FinecoBank, oggi anche in veste di docente in un evento, un corso sulla finanza comportamentale organizzato dalla sua banca. Di cosa parlate oggi, dottor Foti? Ma dunque, oggi penso che sia è uno dei tanti eventi che organizziamo sul territorio, dove l'obiettivo principale è quello di aumentare la cultura finanziaria dei nostri clienti. Noi pensiamo che una delle tematiche più importanti che ha di fronte a sé il Paese sia proprio quello di aumentare il livello di cultura finanziaria. Il nostro è un Paese che è caratterizzato da un'anomalia, tanto risparmio e poca cultura finanziaria. Oggi di cosa parleremo? Perché generalmente i clienti sono sempre molto preoccupati di quello che sono le situazioni contingenti del mercato. Direi che ogni giorno c'è un motivo di preoccupazione e quindi la tendenza è quello sempre di avere una visione negativa del mercato, di aspettare sempre quello che sarà il momento giusto per investire. Oggi in realtà spiegheremo come, in realtà se osserviamo bene tutto quello che è successo negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, 15 anni, ma anche andando ancora più indietro, ci accorgeremo che il mondo continua a crescere, a progredire, pur in un contesto di problemi e situazioni anche complesse che vengono di volta in volta risolte e che quindi alla fine il vero aspetto su cui bisogna concentrarsi è innanzitutto un concetto legato alla diversificazione, cioè non prendersi dei rischi che siano legati magari a un singolo emittente, a un singolo paese, a una singola industry. L'altro aspetto molto importante è avere ben chiaro quali che sono i propri obiettivi e quindi di conseguenza il proprio orizzonte temporale. E poi ricordarsi che come esattamente ogni volta che c'è un saldo ci precipitiamo a comprare facendo la coda davanti al negozio, quando i mercati finanziari sono in una fase negativa, quelli sono i momenti dei saldi ed è il momento di approfittarne. Quindi oggi ci intratterremo su aspetti che possono sembrare molto banali e semplici, ma che alla fine sono poi quelle che devono essere le guide nei comportamenti di tutti i giorni e che se correttamente seguiti possono permettere di raggiungere abbastanza confortevolmente i propri obiettivi. Ecco, in uno scenario di tassi a zero e di mercati azionari che hanno, diciamo, un andamento tutto ancora da interpretare, difficile da interpretare a priori, visto che ci sono alcune scadenze elettorali che possono condizionare i mercati, per il consulente, la figura del consulente, qual è un po' il messaggio che deve comunicare alla clientela in questo momento, secondo la vostra visione? Ma innanzitutto il contesto di uno scenario caratterizzato da tassi che sono a zero, se non addirittura negativi, sta aiutando a far capire ai clienti che per esempio modalità di investimento che fino a un po' di tempo fa erano considerate assolutamente adatte, come il parcheggio della liquidità sul conto corrente, non lo sono assolutamente. Ricordiamoci che gli italiani presentano a tutt'oggi un problema nella loro asset allocation perché più di un trillion di euro della ricchezza finanziaria delle famiglie è parcheggiata sui conti correnti, quindi è evidente che questo non è il modo migliore per investire. Per quel che riguarda il discorso dei mercati azionari, quello che il consulente in questo momento deve fare, deve appunto aiutare il cliente a capire che prima di tutto sistematicamente il mercato propone delle cosiddette scadenze, dei momenti difficili. Cioè noi abbiamo appena passato la Brexit, che adesso è stata quasi completamente dimenticata e siamo pronti ad affrontare le scadenze elettorali, il referendum. Se ci guardiamo indietro abbiamo avuto la Grexit, poi abbiamo avuto la presunta crisi della Cina all'inizio dell'anno. Insomma, però alla fine sul medio e lungo periodo i mercati vanno dove devono andare, cioè l'economia del mondo non può altro che continuare a crescere. E quindi il consulente in questi momenti deve aiutare il cliente a togliere un pochino di quello che è il disturbo di fondo dato da questi eventi e mantenere il cliente concentrato su quelli che sono gli obiettivi di lungo periodo e i corretti approcci che bisogna avere nella gestione dei propri investimenti. Ecco, un'ultima domanda, dottor Foti, riguardo al settore della consulenza finanziaria e del risparmio gestito. Questi anni sono stati senz'altro anni
possiamo dire felici per il vostro settore. La raccolta è stata sostanziosa. Cosa possiamo prevedere in uno scenario futuro, visto che il settore è anche, diciamo, insidiato da alcuni fattori, per esempio la concorrenza di prodotti sempre più low cost, nuovi servizi che spingono molto sul fai da te? La sua opinione qual è un po'? Ma guardi, noi pensiamo che il futuro della consulenza finanziaria sia estremamente roseo, e la parte migliore per questo tipo di professione deve ancora venire, per un motivo molto semplice: che gli italiani hanno appena cominciato adesso a rendersi conto che la gestione del denaro è un argomento serio e complesso e che richiede quindi un'assistenza. Quindi questo è un mestiere che è destinato ad avere questi anni estremamente favorevoli, continueranno, a patto di saperli correttamente interpretare. Quindi vuol dire dovere tutta quella che è l'innovazione tecnologica, il robot advising, piuttosto così, non sono in realtà delle minacce, ma sono delle nuove modalità da parte del consulente finanziario di interpretare la sua professione. Infatti noi usiamo il termine di cyber advisor. Noi riteniamo che nei prossimi tempi emergerà sempre di più la figura di un super consulente che farà un larghissimo utilizzo di tecnologia, di strumenti altamente sofisticati, esattamente come un medico adesso, quando deve fare una diagnosi, si avvale di esami radiologici estremamente dettagliati e non gli passa neanche praticamente il cervello di guardare un paziente e, sulla base di come, dell'aspetto che ha, stabilire se deve essere operato o meno. Ecco. Ma sarà sempre un consulente in carne e ossa, diciamo, un professionista? Assolutamente sì, perché ci sono aspetti quali appunto la condivisione con il cliente degli obiettivi, di come evolvono nel tempo, delle esigenze, la gestione dell'emotività e tutto, che non potranno altri essere che fatte da un consulente in carne ed ossa.